Rockins e benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete con la stessa maglietta perché non mandava di cambiare la maglietta. Quindi in realtà non sono ancora andata a vivere sotto i ponti, cosa che in realtà potrebbe accadere molto presto. Ma oggi sono qui per fare un video molto particolare, non lo so, mi era venuto in mente, poi probabilmente ci sarà già su BookTube Italia, America, insomma. Volevo portarlo qui sul canale, ossia le mie cover preferite, quindi le mie copertine preferite. E voi sapete che io ci tengo tantissimo alle copertine dei libri. Più sono belle, più mi piacciono e più le compro. Anche se il libro poi magari fa schifo. È un grave problema questo, un grave problema. Magonia. Detto ciò, quindi voglio mostrarvi un po' le copertine più belle che ho in libreria. Sono in ordine sparso, quindi non c'è in realtà un quarto, un quinto posto. Ma sicuramente l'ultima che vi faccio vedere è proprio la mia preferita in assoluto, quindi quella ce la teniamo per ultimo appunto. E quindi iniziamo subito. La prima che vi mostro è questa edizione della Penguin Puffin in Bloom ed è Little Women, quindi Piccole Donne. Questo è stato un regalo di Arianna e rende in realtà il libro molto più prezioso. Ad ogni modo, la copertina, l'edizione mi piace tantissimo e in libreria è stupenda, stupenda. Mi piace tutto, sia il verde bosco che la scritta, non so se si riesce a vedere, credo di sì, la scritta dorata che riflette insomma la luce, è stupenda. Io appena l'ho vista mi sono completamente innamorata, è veramente bellissima. La seconda copertina più bella che io ho in libreria è sicuramente An Enchantment of Ravens di Margaret Rogerson. Questo libro è stato, ecco, un altro di quegli acquisti che vai, fallo, ha la copertina stupenda, la trama ricorda Akotar, quindi deve essere, oh mio Dio, mind blowing! Però in realtà lo tengo in libreria perché è molto bello. Diciamo che in realtà la storia sì mi è piaciuta, però ecco, non così tanto. Però vogliamo parlare avanti, è proprio book porn ragazzi, cioè book porn, è stupendo, è stupendo. Mi piacciono i colori che sono molto molto autunnali perché sono sul bronzo, arancione, quindi li amo tantissimo. Poi appunto il nero del corvo mi piace veramente troppo. E la mia parte preferita ovviamente è la ragazza con questi lunghi capelli biondi e questo vestito che ricorda tantissimo Akotar. Quindi decisamente una tra le mie preferite, l'adoro. E se non mi sbaglio, la ragazza che ha disegnato la copertina è Charlie Bowater, credo che si pronunci così. Comunque è una ragazza che seguo su Instagram, che fa disegni stupendi e infatti fa sempre disegni di Akotar, dell'Inner Circle eccetera eccetera, ed è stata anche la creatrice dell'outfit che si vede sulla terza copertina di Akotar, quindi Akowar. Va bene, credo di essermi spiegata. Successivamente questa, in realtà tra le due è la mia meno preferita tra virgolette, perché sì, è leggermente più bruttina, però sono sempre stata infissa per le copertine di Tyre Mafi. Cioè io le trovo stupende, bellissime. Alla fine è molto semplice, quasi basic insomma, perché ha solo questo occhio, però non lo so ragazzi, è veramente bellissima, non so che cos'è che mi piace così tanto. Sarà il colore soprattutto di Unravel Me e il ghiaccio, l'iride blu, non lo so ragazzi, mi piace troppo 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 troppo. Quarta copertina che è assolutamente book porn, che io comunque tanto ve la devo buttare lì in ogni modo, in ogni salsa, non importa cosa, e molti di voi avranno già capito a che libro mi sto riferendo. Comunque, Akofas, A Court of Frost and Starlight. Rispetto alle altre in realtà questa qui mi piace tantissimo, cioè è bella, è proprio bella bella bella. Mi piace sia il vestito di Feyre, che in realtà è quello che si trova, mi sembra, al capitolo 45 le ossessioni, quelle vere, di Akomaf, e vabbè il tatuaggio sempre presente, le tre stelle che ovviamente sanno raffigurare e rappresentare la corte della notte, e poi tutto il ghirigoro attorno e anche la spine, che non matcha assolutamente con le altre, intendiamoci, però presa da sola è bellissima, veramente bellissima, mi piace un sacco. E trovo che in realtà la copertina flessibile sia ancora più bella, perché la scritta, che qui è gialla, è l'unica pecca. Nell'altra copertina è metallizzata, quindi sicuramente book porn pure quello. Mi piace veramente tantissimo, veramente tanto tanto tanto. Altra copertina preferita, e questa è la penultima, ve lo giuro, è questa qui di
Anne of Green Gables, in realtà questo è il secondo, Anne of Avonlea, perché ho preso questo qui perché in realtà probabilmente tra tutti quanti è il mio preferito. Sarà sempre per i colori molto caldi, sul tono dell'arancio. In ogni modo, pensate che questi qua, che sono della Tundra Books, me li sono fatti spedire, tra virgolette, dal Canada, cioè questi qua provengono dall'Amazon canadese, perché quello italiano, UK eccetera, non li riuscivo a trovare, e avendo fortunatamente un cugino che abita lì in America, l'ho fatto prendere a lui e poi l'ho fatto trasportare da mia zia che stava tornando in Italia. Quindi sto cofanetto, perché in realtà il cofanetto ha una storia molto lunga e travagliata, però sono tanto tanto contenta che sia libreria. Tra l'altro la spine è fatta così, celeste, quindi ritrae un po' sia Green Gables che il cielo, e insieme, ragazzi, vi giuro che è stupendo, stupendo. Ultimo libro che si aggiudica assolutamente, cioè in definitiva il primo posto, quindi questo è il libro più bello che io posseggo in libreria, e sicuramente in realtà ce ne sono altre, non ve le ho prese giusto perché non volevo che questo video risultasse troppo lungo e noioso, ma il premio se lo aggiudica Circe. Circe di Madeline Miller, la stessa autrice di The Song of Achilles, e già così potete vedere che è un sacco book porn, è bellissimo, è tutto metallizzato. Comunque mi sono resa conto di avere una fissa per il color bronzo, cioè vi ho preso tutti i libri con il bronzo, il marrone, l'arancione, vabbè, è stupenda. È stupenda fuori, ma adesso vi faccio vedere anche dentro, perché è ancora più bella. All'interno c'è la mappa, e io sono fissa, fissa totale per le mappe. E dentro, vi prego, è qualcosa di stupendo. È veramente bellissima, e per questo dico è la più bella che ho, perché è proprio curata in ogni minimo dettaglio, e io non vedo l'ora in realtà di leggerlo, spero di amarlo perché ci tengo tantissimo. Quindi ragazzi, siamo arrivati a fine video, ci sono in realtà tanti altri libri che vorrei farvi rivedere perché ho tante bellissime copertine e tante bellissime edizioni, quindi se vi va magari possiamo fare un number 2, quindi un altro video di questo genere e vi mostro altri tipi di copertine. Però detto ciò, io voglio salutarvi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questa idea, che magari non sarà nemmeno originale perché l'ha fatta già qualcun altro, non ne ho idea, sia stata di vostro gradimento, e come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto, di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto, commentate, fatemi un po' sapere che cosa ne pensate, e soprattutto voglio sapere qual è la copertina più bella che avete nella vostra libreria. Ci vediamo ad un prossimo video, ciao pumpkins!